guardo ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Adesso mi fa vedere il biglietto, se ce l'ha. Ce l'ho, se non ce l'ho l'ho perso. Se l'ha perso le farò la contravvenzione, va bene? Vabbè, perché deve mettere le mani avanti? Le farò. Se lo troverò si rimangerà quello che ha detto. Infatti ho fatto dubitativo, se non ce l'ha futuro le farò la contravvenzione. Se lo ritroverò si rimangerà anteriore. Chiudiamola qui, salta fuori o non salta fuori sto biglietto? Vuoi una sigaretta? No, grazie. Guardi che non è per corrompere. Sì, ci mancherebbe che vuole corrompermi con una sigaretta. Vuole il pacchetto? Senta, mi faccia vedere sto biglietto, se ce l'ha e chiudiamola lì, va bene? Vabbè, comunque c'erano i testimoni che hanno visto che... qualcosa? Niente, non c'è il biglietto. Oh, porca troia! Lasci perdere. Allora? Cioè, allora, ero lì sul salvagente... Che aspettava il piroscafo? Che aspettava... La pensilina si chiama. Pensilina. Sulla pensilina che aspettava il tram... col biglietto alla mano, chiaramente, perché dovevo fare... Allora, chiaramente, il tram è arrivato, ho fatto vedere all'autista che c'avevo il tram, mi sono appropinquiato verso il tram, poi sono salito su, poi la gente si è spartita per farmi passare, perché hanno visto tutti che c'avevo il biglietto. Un evento sul tram, un evento. Vabbè, comunque, sentivo anche dire alla gente, guarda, c'è un biglietto. C'è il biglietto, certo. E chiaramente c'era davanti a me la macchinetta, c'avevo il biglietto alla mano. Obliteratrice. Obliteratrice. Diamo il nome alle cose. Obliteratrice. Sì, obliteratrice, per favore, una cosa tra di noi. Obliteratrice. Giusto per confondermi, perché se lo chiamavo la macchinetta non andava. Vabbè, ha timbrato o non ha timbrato? Chiaramente la gente mi dice, speriamo che timbri. Allora, chiaramente ho messo dentro il biglietto, dentro alla obliteratrice, no? Fissura. E chiaramente ha fatto il suo rumore classico. Scataclunce. Scataclunce, la saracinesca adesso, eh? Vabbè, scataclunce. Lasciamo perdere il rumore. Quando ho timbrato, difatti, la gente ha applaudito per dire, finalmente. Hanno fatto anche una ola, che
Ma non dite stupidate! Lei viaggia poco in per tram. Favore, adesso uno timbra il biglietto e le fanno la ola. Allora se sale con l'abbonamento cosa fanno? Gli sparano i mortaretti, gli sparano. Mi faccia vedere sto biglietto, se ce l'ha e la chiudiamo lì, va bene? Avanti, su. Lasci perdere lei per favore, Cicinci c'era nell'orecchio. Sono qui che aiuto la giustizia nella sua esplicazione. Che ha anche una stringa slacciata. Oh, porca troia! Comunque, allora, vede, qua c'ho il bollo della macchina. Io, a me che per farle capire che non sono un defraudatore, io l'ho trovato senza... No, c'è da pagare la cosa, la pago. Cosa vuol dire? Non è che ci sono i delinquenti totali, c'è chi è specializzato in una cosa e chi in un'altra. Nel mio caso sono un delinquente onesto, allora. Vabbè. Okay, c'è da pagare il canone della luce, lo pago. C'è da pagare il canone della televisione e lo pago. Bravo. E non ho la televisione, tanto per farle capire quanto sono onesto. No? La tassa sulla salute l'ho pagata. Ma cosa mi interessa a me la tassa sulla salute? Beh, uno del 10% dei cittadini che paga adesso non interessa. Ma io sono mica l'esattore delle tasse, per favore, vada anche via. Però siamo tre persone oneste, non vedo perché dovrei stare qui a parlare. Ho già capito, il biglietto non ce l'ha, le faccio la contravvenzione e la chiudiamo. Allora non cerchi bene, sì. Che magari provi a guardare magari il biglietto ce l'ha. E per favore, ma le mani sono, e lasci stare anche le mani nelle cose degli altri. Adesso uno per favore. Ma pensa te anche questo qua. Ci ficca le mani dentro, non so cosa ha toccato. Allora, salta fuori o non salta fuori sto biglietto? Può essere che sia questo, scusi. Cioè 20 minuti per farlo saltare fuori? Tanto lei che doveva fare? Doveva andare a una festa, non ho capito. Questo biglietto comunque è pluritimbrato. Cioè? Come? Questo biglietto è stato timbrato più volte, vede? Si vede che l'ho pagato di più. Senta, i biglietti costano tutti la stessa cifra. Mi spiace, ma le devo fare la contravvenzione. Là. Ma l'hanno venduto come abbonamento. Senta, se lei è ignorante non è colpa di nessuno, va bene? Mi spiace. Ignorante glielo dice a un'altra persona, grazie. Gli ho detto ignorante nel senso che ignora che quello è un biglietto singolo, va bene? Allora lei è un imbecille nel senso che è imbelle, finiamola con sta storia. Senta, non si arrampichi sui muri, per favore. Allora, sono 20.000 lire, le paga subito. Così poche? Sì, così poche, perché potrebbe essere una multa sul tram. Ho preso una multa, divieto di sotto, 50.000. Ma cosa c'entra il divieto di sotto? Allora, giustizia, allora, va, allora, andiamo avanti così. 20.000 lire, per favore. Vabbè. 20.000 lire più il biglietto, le paga? No, ha di più il biglietto. Certo. No. Non le paga, le faccio il verbale. Lei le può fare quello che vuole, siamo in democrazia. Certo, no, io devo fare, lei non può fare quello che vuole. Mio. Allora mi dia le sue generalità. Ma lei che vuole? Ma lei che c'ha niente con me? Lei. Mi dia le sue generalità, avanti. In generale sta così e così. Senta, non faccia lo spiritoso, in generalità nome e cognome, capito? Allora, sei spiegato meglio adesso. Ecco, adesso mi sono spiegato, nome e cognome, come si chiama? Aglieglie. Già detto? Aglieglie. 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 Senta come si scrive aglieglie, sentiamo. A è chiaro. Ilunga. E. Lo ripeto due volte. Lo ripeto due volte. Senta, mi dica il cognome, va, che con un nome così, chissà chi è. Aglieglie. Aglieglie. Brazorf. Cioè si chiama Aglieglie Brazo. Cioè la mamma marocchina e il papà serbo croato. Senta, mi faccia vedere un documento. Non ho mai sentito. Aglieglie, vammi a prendere le sigarette. Mai sentito. Neanche io, perché mio padre non fuma. Senta, la smetti di fare lo spiritoso. Mi faccia vedere un documento, va. Su, che non abbia tempo da perdere. Aglieglie Brazo. Adesso vediamo. E lei non stia qui sempre a guardare. Qua non c'è dentro niente. Ma hanno fregato i documenti, porca miseria. Cosa mi hanno fregato i documenti? Hanno fregato i documenti, ecco, io ho sentito una manina leggera che si... Ma come fanno a fregare i documenti e lasciarle il portadocumenti? Sono diventati bravissimi, non ma lo so. Ma non dica stupidate, ma per favore, ma non dica stupidate anche lei. Adesso devo rivolgere il pensiero che non avrà la motorizzazione. A parte il fatto che se uno le ruba i documenti e lei già gli brazo, gliele ritira dietro subito, tenga qua. Mi spiace, ma la devo accompagnare in questura, va bene? Dai. Così controlliamo lì, dai, vieni. Ma cosa fa? Dai. Fa la scena adesso. Allora, non te l'ho detto subito la verità perché non ci avresti creduto, ma la verità era un'altra. Qual è la verità? È che io stavo camminando sulla la pensilina, lo chiama lei, e aspettavo degli amici perché mi hanno dato degli appuntamenti là. E allora? È passato il tram, mi hanno tirato su e neanche ci volevo salire sul tram. Ma non dica stupidate, per favore. È chiaro che non ci avrebbe creduto, non gliel'ho detto dall'inizio. Dai, lasciamo perdere, va via e lasciamo perdere, perché sennò ti devo portare veramente in questura.
Ma pensa a te, a Yeye Brazor. Dai, ma non vedi che è un disoccupato? È vero. E tu? Cassa integrato. Ciao, vi offro un caffè, va. Macchiato? Sì, macchiato. Rapporto con un pessimo lavoro, Maurizio Milani. Io ho problemi per il lavoro, non ce ne ho. Da quando ha annegato mio papà nella fossa del liquame, la porcilaia la mando avanti io. Ho giù 4.000 scrofe all'ingrasso, che sono femmine, e un maschio, il vero. Uno basta per coprirle. Come lavoro è sano? Tutte le mattine la prima cosa che faccio è prelevare il seme al verro. Alto così, 4 quintali. Si chiama Vasco, come mio papà. Cosa faccio? Gli stimolo i testicoli con una pila a basso voltaggio. Poi lo libero nella stanza della monta. Lì c'è una sagoma a 4 zampe a carponi. È un maschio, è una femmina. Lui quando la vede gli va su di schiena. È stato abituato così da piccolo. Sfodera la verga e cosa fa? Si vanta. A forma di cavatappi, Io vado lì, gliela prendo a mani nude, c'è anche il guanto in lattice, però la bestia si offende. Stringo con gioia, lui mi guarda, raglia, pretende anche. Poi il prezioso nettare lo mettiamo in un calice. Quando l'ultima lacrima è fatta, il maiale collassa. Con un getto mi fa tante dosi. Le diluisco io in provetta, che mi servono a fecondare le scrofe. 2 o 3 le metto da parte per i miei vizi. Non è quello che incide sul bilancio dell'azienda, perché tutti i giorni ho delle scrofe che mi partoriscono, ho una sala parto che è moderna. Mia moglie l'ho fatta partorire lì. È stata lei a chiedermi. So che ci tieni, Maurizio, sì, mettiti lì vicino alle scrofe, che posto c'è. Mangiare il suino mangia tutto. Io ho un fornitore che, oltre al mangime, cosa mi porta? Mi porta degli alimenti scaduti che va a ritirare nei centri commerciali e così. Adesso ho preso un po' la mano. L'altro giorno è arrivato con un pullman di bambini in gita. Maestra è tutto. Li ha sequestrati, pronti il vitto. Io da una parte ero contento. Dall'altra ero un po' disturbato. Un conto è quando mi porti quell'immigrato di colore, lo trovi, lo buttiamo in porcilaia, sono io a dirti, sotto, tanto chi lo cerca. Ma qui, 50 bambini andiamo nelle grane. Mandarli via, li avevo lì, mi dispiaceva. Anche i suini, li avevano visti, gli era venuta gola. Cosa faccio? Spacchiamo il male a metà. Ho detto, i figli degli operai da una parte. 1, 2, 3, erano in 15. Sì. Bon. Ho detto, lo stipendio del papà è quello che è. Tu sei un debito per la famiglia. Il maiale qualcosa deve mangiare. Tanto vale morsichi un bimbo che non ha mezzi, come te, di peso sociale, che uno agiato. Gli altri bambini hanno applaudito.